Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Prima colazione pazzesca, prepariamo la granola, ma quella buona. 250 g di fiocchi d'avena integrale, 50 g di farina di cocco, 150 g di miele di arancia, potete usare il vostro miele preferito, 50-60 g, io ne ho 60, di mandorle e 100 g di gocce di cioccolato fondente. 60 g meno una. Iniziamo subito. Versiamo il miele all'interno della ciotola con l'avena. E facciamo prendere tutta l'avena del miele. Non aggiungete troppo miele, piuttosto lavorate bene le due componenti. Questo passaggio decidete voi quando farlo. Io unisco adesso la farina di cocco al composto, ma voi potete farlo anche alla fine, a freddo, diciamo così. Io invece voglio che il cocco stia insieme all'impasto mentre è in forno, proprio per far prendere gli oli essenziali del cocco anche all'avena e quindi traslare il suo buon sapore. Prendete una teglia e foderatela con un foglio di carta forno, quindi mettete su di essa la granola. Compattate ben bene sulla teglia il composto. E adesso in forno a 180 gradi per un quarto d'ora. A questo punto, mentre la granola è in forno, fermo, prepariamo le mandorle. Gabri, prendimi altre due mandorle, te ne sei mangiato la metà. Sto triturando la bocca. E trituriamole grossolanamente. Io le mandorle le lascio a crudo, ma se volete tostarle, prima di triturarle passatele per 10 minuti in forno. Io le preferisco con un sapore più leggero. Bene, arrivati a questo punto, le ripongo in tazza e aspetto che la granola sia ben tostata. A questo punto la granola è pronta. Facciamola raffreddare completamente. Io la lascio nel forno a raffreddare, cosicché biscotti ancora di più. A questo punto, non appena si è raffreddata completamente, la mia non è del tutto fredda, ma per motivi tecnici la spezzetto con voi. Infatti la vedete ancora così morbida proprio perché non è del tutto fredda, ma poi diventerà super croccante. Spezzettatela, quando la vostra sarà super fredda si spezzerà automaticamente. Fate, visto? Fate dei bei pezzetti. A questo punto aggiungiamo le nostre nocciole. Che bontà, ragazzi, dovreste sentire. Sono mandorle. Vero, le nostre mandorle. Mandorle. E non poi sono nei, vabbè, ma se volete potete mettere anche le nocciole, perché ci stanno bene lo stesso. Ci stanno, no, le avevamo, guardate. Le avevamo, però io lo preferisco con le mandorle, perché cocco e mandorla sta fantasticamente bene. E poi cioccolato. Io lo faccio col cioccolato fondente perché mi piace meno dolce, ma se voi volete ci sta benissimo anche il cioccolato bianco benissimo. Con le mandorle e il cocco. E ora che dobbiamo fare questo cocco? E ora lo mescolate tutto e lo conservate all'interno di una boccia. Oppure e la mattina un 40-50 grammi con un buono yogurt con il latte. E wow, con questo veramente una colazione buonissima, buona. E soprattutto dopo che assaggerete questa, io ve lo garantisco, non comprerete più quella industriale, ve lo garantisco, scommetto. Scommettiamo? Fatevela e poi ditemi se non è
se non ha un sapore spettacolare. Ok, chiuso una, ne faccio due boccioni. Ed eccola qui la nostra granola super speciale. Provatela e fatemi sapere cosa ne pensate. Ci tengo tantissimo a questa ricetta perché deriva da lunga ricerca per una colazione buona, gustosa, con i giusti nutrienti, ma soprattutto appagante dal punto di vista del gusto. Bene, provatela e fatemi sapere cosa ne pensate. Un bacione, ciao, buona colazione!